Ciao a tutti, io sono Tito e benvenuti in questo nuovo video ASMR. Allora, ovviamente mi scuso per la canottiera e per i peli sotto le ascelle, come ho già detto nel video precedente a questo, ma sto registrando tutto nella stessa serata, quindi mi vedrete con la canottiera, anzi vorrei anche toglierla in realtà, ma non mi sembra il caso. E quindi, appunto, scusate, però fa caldo, fa molto, molto. Sulla mia pagina di Facebook, che vi consiglio di andare ad iscrivervi, ve la lascio giù in info box, ovviamente sempre lì sotto, avevo chiesto se volevate un video particolare, perché molto spesso in alcuni video mi fate dei complimenti e delle domande sulle mie sopracciglia. In realtà non so perché vi interessino così tanto queste sopracciglia, però ricevo veramente un sacco di domande sulle sopracciglia, e il che mi fa piacere perché vuol dire che allora non le faccio male, perché vabbè, vi sto già spoilerando delle domande, ok? Comunque, appunto, mi avete sempre fatto delle grandissime domande e quindi ho deciso di rispondere ad alcune. Me le sono segnate su un fogliettino. Esistenziale: tu, Tito, ti fai le sopracciglia? Ebbene sì, mi faccio le sopracciglia. So che fino a prova contraria non è un reato, ma molte persone appena sentono che un ragazzo si fa le sopracciglia, oh mio Dio, che cosa sta facendo questa persona? Sì, ragazzi, mi faccio le sopracciglia obbligatoriamente, perché dovete sapere che io nasco con delle sopracciglia molto folte e mi crescono tantissimo in questa zona, cioè nella zona monociglio. E ragazzi, non sto scherzando, quando andavo ai tempi delle medie, quindi ancora non avevo iniziato a farle, mi crescevano tutte qua sotto. Cioè, tu vuoi adesso questa zona che vedete qua vuota, in realtà una volta era piena di peli e alcuni mi arrivavano anche dalla palpebra, non sto scherzando. Quindi io devo per forza farmi le sopracciglia. E diciamo che ci tengo molto alle sopracciglia, perché credo che siano un po' una cornice di un quadro, no? Siano un po' la cornice dei nostri occhi, del nostro viso. Quindi sì, io le faccio e sono contento di farle, a parte d'estate perché muoro, veramente muoro di caldo, però insomma ci tengo particolarmente alle sopracciglia e odio vedere le persone con delle sopracciglia brutte. Cavolo, ci vorrebbe un attimo, sono dei peli alla fine, e ci vorrebbe un attimo per sembrare un po' più decenti, e vabbè, probabilmente non tutti si vogliono del bene. Comunque, vabbè, a parte questa piccola cosa che non c'entra assolutamente niente col video, comunque, quindi sì, mi faccio le sopracciglia. Poi un'altra domanda è: te le fai da solo? Allora, negli ultimi anni sì, le faccio da solo, ma prima andavo sempre dall'estetista. Ho cambiato circa 3-4 estetiste, ognuna me le faceva in un modo completamente diverso. E la cosa bella è che quando andavo da un'estetista nuova si lamentava sempre del lavoro fatto precedentemente dall'altra estetista, quindi era uno sputtanarsi a vicenda. E onestamente non mi piaceva molto come le facevano le estetiste, perché le facevano molto sottili. A me una volta piacevano sottili le sopracciglia, però poi mi sono reso conto che effettivamente troppo sottili per un ragazzo non è che vadano molto, e io al momento le ho, insomma, spesse, ma neanche troppo, diciamo che le ho normali per il mio viso. E allora ho deciso di farmi le sopracciglia da solo. Ho fatto un sacco di sbagli, perché ho fatto dei disastri alle sopracciglia. Avevo delle sopracciglia disastrate, avevo degli scalini assurdi, addirittura una volta le avevo quasi depilate tutte, cioè ho fatto veramente dei casini assurdi. Ma fortunatamente / sfortunatamente in alcuni casi
delle sopracciglia che crescono alla velocità della luce, quindi non era un problema. Intanto passa la bella moto che ci fa compagnia in questa serata di caldo. Grazie moto, ringraziate tutti la moto, mi raccomando nei commenti scrivete grazie moto. Sistemarle fondamentalmente. Comunque non stavo dicendo questo, stavo dicendo che fortunatamente barra sfortunatamente ho delle sopracciglia che crescono molto rapidamente, quindi non era un problema se facevo dei disastri. E poi appunto con l'avanzare degli anni ho avanzato la mia esperienza di sopraccigliere, diciamo, non so se si dice così, ovviamente no, però ho migliorato le mie prestazioni da estetista, tra virgolette, su me stesso ovviamente, e sono arrivato poi ad un risultato molto concreto, molto buono. Poi un'altra domanda che mi fate spesso è: da quanto tempo le fai? Allora, io la prima volta che le feci, me le fece mia sorella, tra l'altro con la macchinetta, quella lì, avete presente tipo il Micro Touch Magic, quella pennina che c'ha il rasoietto, cosa sbagliatissima, non fatelo mai. Me le fece con quelle lì, mi pare che avessi intorno ai 13-14 anni, perché già lì iniziavo a volermi curare un pochettino di me stesso, e ovviamente avevo monociglio, sopracciglioni, quindi volevo un attimino migliorarmi, e la prima volta è stata quella lì, quindi ne ho 25, quindi ho fatto un po' il calcolo. Io in matematica non sono bravo per niente. Poi cosa uso per farle? Allora, io mi sono messo qua le cose che uso, che sono semplicemente due. La prima, queste pinzette fatte così, aspettate che ve le faccio vedere meglio, vedete, fatte così, e mi trovo molto molto bene, anche se queste qua mi sono cadute un bel po' di volte, quindi qua sono un po' scheggiate, e quindi ogni tanto i peli non è che li tira, li accarezza e basta, quindi devo stare lì un po' prima di tirare un pelo, però alla fine sono le pinzette finora migliori che ho trovato. Ne ho altre nel cassetto che però non mi trovo per niente bene, perché non tirano i peli, ragazzi, cioè fanno schifo, eppure l'ho pagato un botto di soldi da questo marchio qua, che non so se lo conoscete, non si vedrà niente. Aspettate, vedete, Marionaut, non so se si riesce a leggere, non si leggerà mai nella vita, ok? Comunque mi trovo molto bene con queste pinzette. E poi uso anche una matita di Essence, questa qua marrone, vabbè, marrone nera non fa differenza perché tanto mi interessa fondamentalmente questo, che fa anche un bel suono tra l'altro. E io uso questo soprattutto per pettinarle fondamentalmente. E basta, e le uso quando appunto devo fare le sopracciglia, le uso per pettinarle, e uso anche poi direttamente la matita, perché adesso vi spiego. Quando ho iniziato a farle da solo, con la matita facevo il disegno delle sopracciglia che avrei voluto, quindi disegnavo le sopracciglia in modo molto accurato, le coloravo e
all'esterno lo andavo a togliere e ripetevo questa cosa sempre, fino a che non avevo neanche quasi più bisogno di disegnarle perché la mia forma ormai era bella che fatta, e la forma in teoria è questa qui che ho adesso, e quindi non ho mai avuto più bisogno di usarla, la uso giusto per pettinarmele, per pettinarmele e basta. E tra l'altro una volta le feci da una ragazza egiziana, tipo del piede, e me l'aveva fatta col filo, ragazzi, era una cosa assurda, bruttissima, l'avevo anche pagata io questa. Aveva fatto una sopracciglia lunga e sottile e l'altra corta e spessa, cioè era una cosa assurda. E io appena mi sono guardato allo specchio ho detto: che cazzo mi hai combinato? Mi aveva rovinato le sopracciglia. Fortunatamente mi crescono tanto, quindi ho risolto in poco tempo. Però veramente c'ero rimasto malissimo, perché insomma lei aveva delle sopracciglia perfette e poi me le fa a me e mi faccia, ma ha fatto sta cacata. Ho detto no, non va bene qua. Poi un'altra domanda che mi fate spesso è: come faccio ad averle così precise? Io non so quanto precise possiate vederle, ma questa è molto diversa da questa qui, anche se magari non può sembrare, perché la sopracciglia di sinistra mi dà molti, questa è la sinistra, sì, perché nei video mi vedo allo specchio, beh. Questa è molto problematica perché in alcuni punti non crescono e quindi mi devo un po' adeguare, qua invece crescono anche fin troppo e quindi devo un attimino adeguarmi anche qui, però viste da così sembrano uguali, in realtà non lo sono per niente, quindi precise, perfette non ce l'ho nemmeno così tanto, però ammetto che le mie sopracciglia comunque mi piacciono abbastanza e continuerò a farlo ovviamente. Non da quel giorno lì che me l'ha fatta quella ragazza egiziana, non ho mai più voluto farmi toccare le sopracciglia da persone strane. E infatti le ho sempre fatte da solo, mi sono perfezionato, le faccio anche a mia madre, a mia zia, perché comunque facendo tanta pratica su me stesso adesso posso fare le sopracciglia a chiunque praticamente. Infatti molte persone mi chiedono: ma visto che tu sei esperto di sopracciglia, me le puoi fare? E io le faccio volentieri, perché ormai effettivamente sono diventato un professionista delle sopracciglia. Quindi nulla, queste erano tutte le domande che mi avete fatto, spero di aver risposto in modo corretto, perlomeno esaustivo. E nulla, io e le mie due sopracciglia vi salutiamo, perché siamo in tre qua ovviamente, e niente, vi saluto, è anche tardi quindi mi sto rincoglionendo abbastanza, sto iniziando a fare il deficiente.